Vi propongo Scribblr, è una vecchia applicazione che può tornare sicuramente utile ancora oggi. È una lavagna interattiva online. Interessanti sono tutti i comandi che sono tipici della LIM, il taglia, vedete il copia, l'incolla, l'annulla, il ripeti, il cancella. Il rifletti orizzontale, possiamo vederlo subito, esempio, ok, il rifletti verticale, poi avete la possibilità di cancellare la pagina, di cancellare tutte le pagine, di creare un'istantanea della lavagna che andrà poi inserita. Verrà inserita nella libreria, negli snapshot, poi esportare in PDF, un editor di equazioni, un Wolfram Alpha, e poi avete la possibilità di mettere uno sfondo a quadretti, come vedete, o a righe. Ok, e questo con questo selezionate lo sfondo che volete mettere alla vostra lavagna. Ok, io ho messo lo sfondo verde. Nella barra di destra vedete tutte le funzioni che ritrovate nella LIM, e quindi le matite, la smooth pencil, la gomma. Il testo, l'inserimento del testo, l'inserimento della linea, il rettangolo, eccetera, potete naturalmente decidere il colore e il riempimento delle varie forme. Varie forme, poi avete l'evidenziatore, avete il timbro e il drago. È interessante anche la parte a destra perché avete i partecipanti alla lavagna e quindi collaboratori, coloro che poi interverranno sulla lavagna per apportare il loro contributo. E poi avete una libreria interessante perché nella libreria potete uploadare immagini, il PDF, ci sono il PDF, il PowerPoint. E i documenti Word e poi ci sono gli snapshot. Quindi andiamo da carica un file, come vedete, e voi lo potete selezionare dal vostro browser il file da caricare. Io ho già caricato questa immagine a caso principale e vi verrà inserito nelle cartelle. Io posso aggiungere un'istantanea di un sito web già da qui oppure aggiungere un'immagine da Flickr. Molto interessante anche la possibilità di avere una chat. Per i commenti di grande utilità per la comunicazione mentre si va a lavorare sulla lavagna. Ve la propongo perché sicuramente è uno strumento utile, potrebbe essere una sorta di repository, potrebbe essere una sorta di infografica nel momento in cui facciamo snapshot e prepariamo la nostra lavagna per illustrare un argomento significativo. Può essere naturalmente come snapshot, data inviata agli studenti. Un'altra cosa molto significativa sono le opzioni della stanza che possiamo mandare un invito di partecipazione e incorporare questa stanza, come vedete, nei nostri siti. Ecco.